Allora, dunque, Horizon, Meta Horizon è accessibile anche da PC. Beh, farò vedere questo video come possiamo girare fra i vari mondi. Non si possono fare costruzioni, però è possibile andare e girare attraverso parecchi mondi, se non tutti. Adesso poi verificherò. Dunque, prima di tutto volevo solo dire la storia del minorenne, che all'inizio ho visto un po' di cose che sembrava che limitassero Horizon soltanto ai maggiorenni, maggiori di 18 anni, ma sembra che c'è praticamente una condizione di uso supplementare di Meta Platform Technologies, che parla esplicitamente di genitori. E quindi noi qui cerchiamo genitori, vedi che si parla di esplicitamente di un'età minima di 10 anni, nel senso che prima di 10 anni non è consentito l'uso di questo strumento. Tra 10 e 12 anni c'è bisogno, in realtà anche 13 anni per l'Italia, perché l'Italia e alcune altre nazioni hanno messo dei vincoli più forti. Quindi fino a 13 anni, cioè 10-13 anni, è possibile usare, ma solo previo stretto controllo del genitore o del tutore. Dai 13 anni in su è previsto proprio un accesso autonomo, quindi anche senza essere guidati passo passo dal genitore, ma il genitore o il tutore rimane comunque responsabile di quello che fa il minorenne, e questo fino ai 18 anni. Tra l'altro, fino ai 18 anni il minorenne comunque non può entrare, non può vedere certe cose, cioè ci sono dei filtri. Quando si crea un mondo si dice se il mondo contiene un certo tipo di cose. E quindi il minore in teoria non dovrebbe entrare. Ok, allora detto questo, torniamo praticamente al nostro Horizon, scusate, e vedete che possiamo navigare nelle varie cose. Andiamo nelle Worlds e andiamo nei mondi italiani, però andiamo in particolare in un mondo fatto da Alfri. Alfri mi ha fatto vedere lui, il Alfri Alfa. Vedete che ci sono tutti i mondi fatti da Alfri Alfa e ha fatto diversi mondicini. Quindi tra questi mondi mi ha fatto in particolare vedere la Torre di Pisa, la Statua della Libertà, mi ha fatto vedere direttamente anche il PT, dove è un posto di lavoro. Questa quindi è la ricostruzione di un ufficio postale. Quindi proviamo per entrare, per navigare basta un browser in teoria, e basta un browser, però accertatevi di avere l'accelerazione, suppongo. Quindi impostazioni, andate a cercare l'accelerazione. Ok, accel, diciamo di sì, che dovrebbe in teoria far funzionare meglio. E in Meta Horizon abbiamo di nuovo qua i mondi. Vedete che possiamo vedere i mondi già creati e possiamo navigarci dentro solo col browser. Qui non c'è scritto che si può entrare col PC, ma se proviamo a entrarci, facciamo Go. Allora lui ci dice che non è stato specificatamente detto che è possibile entrarci col PC, però uno ci entra lo stesso, insomma. A questo punto si ha questa videata in cui si entra nel mondo. Stiamo entrando nel PT di Alfri Alfa. Ecco, qui avviene tutto nel browser, il che da un lato è molto interessante, dall'altro c'è anche, a parte una serie di vincoli e di limiti, però diciamo c'è qualche piccola cosa che non funziona bene. Però in linea di massimo, quindi per navigare basta muovere il mouse cliccando e tenendo premuto, e W. Ci si muove e quindi si entra e si naviga e si vede praticamente come funziona il mondo. Allora, questi qui sono mondi praticamente costruiti per essere visitati. Ci sono dei mondi dove c'è un pochino di interazione, però questi qui sono
mondi insomma per essere visti, quindi c'è una ricostruzione di questi mondi. Vedete che è stato fatto un lavoro abbastanza di fino, nel senso che, sebbene sia un po' cartonesco, questo è un po' il massimo che si possa fare in Horizon, perché non è possibile importare direttamente, o almeno se lo è, non è molto chiaro come importare dei modelli da fuori, come succede in Second Life o in altri mondi virtuali. Ok, allora qui Tab praticamente ci fa vedere dove siamo, e quindi noi possiamo praticamente tornare a navigare in tutti i mondi, qua fare la ricerca dei mondi praticamente da dentro, cerchiamo di nuovo Alf e proviamo ad andare ad Alfri, andiamo Alfri Alpha Home, vedete, magari mettiamo anche qualche carattere in più. Alfri. Ok, quindi abbiamo qualcosa di più. Abbiamo per esempio la Torre di Pisa, quindi proviamo ad andare alla Torre di Pisa. Quindi per visitare da qua basta cliccare Visit World, Infinite Adventures, come abbiamo fatto prima. Viene caricato il mondo della Torre di Pisa, quindi vedete qui c'è il caricamento. Ci impiega più o meno questo tempo qua, che sono 10-20 secondi. E quando ha terminato, praticamente siamo entrati praticamente nella Torre di Pisa. Allora, qua diceva Alfri che non è ancora finito, sono tutti mondi abbastanza di costruzione, quindi manca un pochino forse sulla luce. Ci sono tutti i portali, è possibile raggiungere tutte le altre creazioni di Alfri, anche senza cercarli nei mondi. Oppure possiamo andare, vedete che lui usa queste particelle, particles, per cui praticamente andando, infilandosi praticamente nelle particles, ci viene riportati, visto che qui non è possibile volare, quindi qua praticamente si cammina, siamo in cima alla Torre di Pisa, che è costruito, come vedete, pezzettino per pezzettino, e quindi si può andare dentro e si può navigare e vedere un po' come funziona. Ok, allora qui se voi volete cercate praticamente tutte insomma, navigare, magari cercate di evitare le torme dei bambinelli, insomma, potete navigare nei vari mondi. Abbiamo visto il mondo, dov'è? Vediamone ancora uno, magari, se riusciamo, come ho fatto vedere. Magari, ecco, qua per navigare in un mondo basta fare E, quindi è l'interattività che dicevamo prima, però noi possiamo anche navigare col tab, abbiamo visto. Col tab possiamo tornare nella ricerca dei mondi, e nella ricerca dei mondi vediamo come abbiamo fatto prima, Alfri, e andiamo praticamente nella Statua della Libertà, solo per vederla, anche questa. Tra l'altro credo che la seconda volta che si entri nello stesso browser sia leggermente più veloce, perché la prima volta si era impiegato di più. Vedete adesso in una decina di secondi entriamo, e quindi vedete che abbiamo praticamente la Statua della Libertà là, che si vede. Qui, quando si naviga in questi mondi qua, occorre sempre, cioè, bisogna avere anche un po' di guida, quindi bisogna andare praticamente in questo caso al Transparent Path, che vedete che dice di passare attraverso questo coso, e quindi ah sì, forse questo, ok, stiamo volando in pratica, perfetto. Praticamente andando avanti su questo path, che sarebbe un sentiero in aria, si vola e si può ammirare la Statua della Libertà da relativamente vicino. Insomma, vedete che adesso, come dicevamo, manca probabilmente un po' di luce, eh? Però fondamentalmente ecco, vedete che qui c'è il punto successivo, illuminato, e quindi è possibile sempre navigare. Qui col visore diventa tutto molto più facile, insomma, è carino da vedere,
sul PC, in pratica si vede tutto un pochino meno matto, ma insomma la cosa interessante è che si possa navigare. Ok, allora direi che con questo, ricordatevi che praticamente abbiamo horizon.meta.com come possibilità per navigare, per fare delle cose, quindi vedete che si può fare un po' di cose, quindi spazio per saltare, shift per fare correre il nostro personaggio, mouse è molto importante perché, come avete visto, gira la scena, e WASD al solito fanno muoversi. E questo direi è tutto.